E continuiamo a parlare di questo argomento, cioè dell'abolizione delle province, con il sottosegretario ai rapporti istituzionali Regione Lombardia, Ugo Parolo. Sottosegretario Parolo, lei ha anche la delega dei rapporti con gli enti locali, allora commentiamo la decisione della Consulta di ieri che ha detto non si può eliminare le province per decreto, serve rivedere la Costituzione. Il primo commento da fare è che si è usciti dal freezer, dal congelatore della democrazia. Senza entrare nel merito della vicenda, quello che era inaccettabile e che io ho ripetuto più volte in Consiglio regionale nella scorsa legislatura era il metodo usato. Io in un intervento fatto in Consiglio regionale nel luglio scorso ho ricordato che questo metodo era stato usato dal regime fascista per accorpare o per sopprimere o per unire comuni e province intere per crearne nuove, senza minimamente tenere conto delle necessità e delle volontà dei territori. Persino la Svizzera, che è altamente federale, che ha i cantoni, ha le regioni. Le regioni svizzere sono le nostre province. I Loro le Länder chiamano. tedeschi anche, i Länder. I Länder tedeschi hanno un altro sistema intermedio frapposto fra i comuni e diciamo, i Länder e gli stati tedeschi, perché i Länder sono stati della Federazione tedesca, e anche in quel caso comunque questo ente intermedio è votato dai cittadini. Sarebbe un paradosso pensare di riordinare il sistema delle autonomie locali per venire incontro alle esigenze dei cittadini e poi prevedere che i cittadini non possono decidere chi governa i loro territori. Quindi questa riforma costituzionale, a nostro modo di vedere, non può prescindere dall'elezione diretta comunque degli amministratori e poi, se vogliamo vedere fino in fondo, io penso, questo è il mio pensiero, che se si vuole andare veramente verso uno Stato più federale, più vicino ai cittadini, la Costituzione potrebbe prevedere che ogni singola regione possa, secondo principi che potrebbero essere stabiliti nella Costituzione di semplificazione, possa decidere l'ordinamento. Quindi, regione per regione, le necessità sono diverse. Il modello Lombardia, non a caso, ha già delegato circa 200 funzioni alle province. Oggi le province svolgono per conto di Regione Lombardia circa 200 funzioni, i cittadini non lo sanno, ma queste 200 funzioni, se venisse eliminato l'ente intermedio, dovrebbero tornare tutte in capo alla Regione, perché i comuni, tra il patto di stabilità e le criticità che ci sono e il fatto che sono piccolissimi, non potrebbero svolgere queste funzioni. Noi troveremmo un mostro, Regione Lombardia, altamente centralizzato e probabilmente non funzionante. Non dimentichiamo che ci sono 5.500 dipendenti nelle 12 province lombarde che gestiscono 2.500 km di strade e circa 600-700 istituti superiori che tornerebbero sostanzialmente tutti in capo all'amministrazione regionale, evidentemente con dei costi.